In questo video parlerò di cambiamento nelle organizzazioni e cercherò di farlo attraverso un esempio concreto per far capire a un amministratore delegato, un direttore generale che sta ascoltando questo video, un CFO, un manager di linea, quanto la strategia, avere una strategia di people change management accurata e funzionale, in realtà sia fondamentale per la salute di un business. E appunto faccio un esempio concreto che è quello dello sviluppo commerciale. Che rappresenta per noi, per la nostra azienda, uno degli ambiti in cui abbiamo lavorato di più in questi anni e del quale abbiamo tratto poi delle informazioni sul People Change Management. In particolare, voglio precisare, sviluppo commerciale, che vuole coinvolgere quella serie di persone che di fatto non sono formalmente dei venditori, dei commerciali, ai quali si chiede invece di diventare attori di uno sviluppo commerciale. Può trattarsi di un personale tecnico che si occupa dell'assistenza cliente al quale si chiede, guarda, nel momento in cui incontri il cliente, cerca di fare qualcosa per promuovere un cross-selling, no? Per promuovere altri servizi che noi possiamo offrire. Può trattarsi di uno sportello di accoglienza del cittadino, può trattarsi di un dipendente all'interno di un negozio di abbigliamento tecnico, per esempio, al quale si dice, guarda, non stare a rispondere semplicemente alla richiesta manifesta del cliente. Cerca di capire bene i suoi bisogni, magari gli proponi delle cose di cui lui non si rende conto oggi, quindi aumentando il fatturato del negozio, aumentando l'indicatore di cross-selling e così via. Bene, in questi anni abbiamo lavorato tanto su questo ambito e chi se ne è occupato sa benissimo che si tratta di un cambiamento che difficilmente avviene semplicemente chiedendo alle persone di mettere in atto questo cambiamento, per tutta una serie di motivi. E difficilmente avviene mettendo le persone in formazione. Quindi diventa un ambito estremamente interessante in cui capire che cos'è questo People Change Management, perché è evidente che in questo contesto gli investimenti in altri asset, nel marketing piuttosto che in infrastrutture, nel layout di un negozio e così via, non sono sufficienti a creare questo cambiamento. Allora, noi abbiamo identificato tre aree. Che bisogna guardare con la lente di ingrandimento, bisogna curare il dettaglio di queste tre aree perché altrimenti il cambiamento fallirà e quindi siccome creare un cambiamento implica uno sforzo, in questo modo, con questa cura, possiamo almeno evitare di perdere del tempo, perdere del denaro e perdere anche credibilità all'interno dell'organizzazione. No? Perché tutte le volte che noi diciamo che ci sarà un cambiamento e poi il cambiamento in realtà non avviene, tutte le persone lo vedono questo e quindi ogni volta iniziano a pensare, ecco, l'ennesimo cambiamento, no? Chissà quale sarà il prossimo. Allora, primo ambito, se noi vogliamo piantare un seme, vogliamo che questo seme germogli, abbiamo bisogno di un terreno recettivo, un terreno ricco, con i nutrienti, un terreno che non sia pieno di erbacce e così via. Fuori di metafora cosa significa? Significa che spesso noi chiediamo alle persone della nostra organizzazione di attuare dei cambiamenti che contrastano con qualcosa che è presente nel contesto lavorativo. Posso fare tantissimi esempi raccolti, quest'anno comincerò da uno. Contesto bancario, il dipendente di filiale deve fare sviluppo chiamando a casa dei clienti che non stanno venendo in filiale per fargli una consulenza, proporgli dei servizi che non hanno. Lo stesso dipendente però ha un altro compito, che è quello di servire i clienti che entrano in filiale. Ora, magicamente il suo tempo si riempie completamente di quei clienti che entrano da solo in filiale. Per quale motivo? Perché nonostante i due compiti non siano in contrasto teoricamente tra di loro, il secondo è molto più comodo. È molto più comodo, inoltre è molto più facile proporre qualcosa usando la credibilità personale della relazione ad un cliente che entra in banca perché ha bisogno di qualcosa, no? Già sta cercando un mutuo, è più facile dire, guarda, allora a questo punto attiviamo un conto corrente, attiviamo nel momento in cui ti do il mutuo, attiviamo anche una CPI, l'in-bank, una carta di credito e così via, no? Piuttosto che andare a cercare un cliente a casa che non ti sta cercando e non sta manifestando di avere nessun bisogno.
Quindi, dicevo appunto, la nuova richiesta, il nuovo cambiamento comportamentale è sicuramente una cosa più faticosa rispetto a quella che fanno adesso le persone, e quella che fanno adesso può riempire completamente il tempo. Quindi, nei fatti, le due attività sono in contrasto tra loro. E se non c'è qualcosa di molto specifico a livello manageriale che crea lo spazio per questo cambiamento, le persone si ripareranno dietro la cosa più comoda. Questo è un esempio di contesto che non permette al nuovo seme di germogliare. Ma possiamo pensare a quante volte noi facciamo un percorso di formazione in cui diciamo alle persone di creare questo cambiamento, di diventare proattivi, di fare consulenza ai clienti. Poi torniamo, questa persona torna dentro il negozio in cui ci sono i colleghi, magari anche lo store manager storico che lavora da sempre con centratura sul prodotto. Non solo, lavora con la centratura sul prodotto perché tutto il marketing dell'azienda è centrato in realtà sul prodotto, magari con video e immagini di grande qualità, l'uso di sponsor celebri, cioè, quindi sicuramente tutto molto ben costruito, ma cosa fa questo store manager? Nel momento in cui entra il cliente, cerca un paio di pantaloni sportivi, gli mostra l'elenco delle possibilità, la carrellata di possibilità, ognuna con le sue informazioni tecniche, quindi esce completamente da questa richiesta, no? Di andare a sviluppare i bisogni latenti del cliente. Il nuovo arrivato entra in un contesto, quindi il seme nuovo che vogliamo piantare entra in un contesto che non crea nessuna proiezione positiva, no? Nessun tipo di spazio per questo nuovo cambiamento. A questo si lega la seconda area, che è quella del rinforzo. Se noi vogliamo che poi il piccolo germoglio continui a crescere, abbiamo bisogno, che riceva la giusta quantità di luce, acqua, nutrimenti. E bisogna chiedersi, prima di iniziare un processo di cambiamento sulle persone, se queste persone, tornando poi nel contesto lavorativo, nelle settimane successive, troveranno un rinforzo positivo del loro cambiamento, il cambiamento che gli è stato richiesto. A volte succede appunto come nell'esempio precedente che il suo stesso responsabile possa squalificare quello che gli è stato raccontato nel corso proprio per un egocentrismo di base, no? Ti insegno io come si fa in realtà con la mia esperienza. Ma anche dove non c'è questo problema manageriale, spesso in buona fede le organizzazioni sono prese da una quantità enorme di cambiamenti che avvengono tutti quanti contemporaneamente, ognuno magari viene gestito, ideato e potenziato da responsabili diversi. La persona che è là in fondo e che deve creare tutti questi cambiamenti se ne vede piovere addosso tanti, che significa tante priorità diverse e tante distrazioni. Quindi manca quel focus, quel rinforzo fondamentale che è quello che crea il cambiamento nel tempo. La maggior parte dei cambiamenti di cui stiamo parlando richiedono del tempo. Proprio perché devono creare delle nuove abitudini, no? E le nuove abitudini si creano come per qualsiasi cosa, se studio chitarra, uno strumento musicale, se imparo uno sport, serve del tempo per creare questo cambiamento. La terza area che dobbiamo guardare con la lente di ingrandimento è quella dei percorsi di apprendimento. Noi abbiamo scritto dal 2008 in poi una serie di libri, articoli su questo tema, analizzando come mai la formazione raramente porta a dei risultati, quando non si tratta magari di formazione tecnica, il discorso è leggermente diverso, ma quando vogliamo agire sui comportamenti, e il nostro asset per il cambiamento è sui comportamenti delle persone, noi abbiamo bisogno che i processi di apprendimento seguano rispettino certi criteri che quasi mai vengono rispettati. E anche qui, per capire questa cosa, bisogna prendere la lente di ingrandimento e capirla nel dettaglio. Una super sintesi, perché poi rimando alle tante cose che abbiamo scritto. Due aspetti che di solito vengono violati nei processi di apprendimento. Spesso i processi di apprendimento sono formativi, riguardano della formazione generica. Devi diventare commerciale? Ti faccio un corso di vendita. Ti insegno delle tecniche di vendita. E lì sta il primo problema. Tutti noi impariamo da adulti qualcosa che ha una concretezza nella nostra quotidianità. Io difficilmente imparerò una lingua straniera studiando tutte le sere la grammatica.
è molto più facile apprendere una lingua straniera se leggo le cose che poi uso nel mio lavoro, se provo a parlare di quelle cose con un collega in lingua, quindi svilupperò un vocabolario che è verticale, la grammatica viene di conseguenza un po' per poter mettere insieme tutti i vocaboli. Nel momento in cui viaggio svilupperò un altro percorso per imparare questa lingua straniera, proprio perché il contesto in cui la userò è diverso, allora così io riesco a farlo, riesco ad apprendere. Io non imparerò mai a essere più commerciale in un negozio, in una filiale di banca, con le tecniche di vendita, fondamentalmente perché non ho voglia di essere un venditore. La mia identità professionale è diversa. Io sono un esperto di finanza, sono un esperto di moto, sono un esperto, no? Non voglio perdere quell'identità lì, quindi io devo insegnare a queste persone come aumentare l'efficacia di scoperta dei bisogni del cliente all'interno di questa identità. E questo è il motivo per cui i nostri percorsi spesso sono stati preceduti da uno studio sul campo, da mettere a punto un approccio concreto. Cioè, non è vero che le stesse tecniche vanno bene in qualsiasi contesto, si applicano in modo diverso. E le persone hanno bisogno di questo dettaglio per poterlo mettere in campo il giorno dopo. Non faranno mai da sole la traduzione, quasi nessuna di loro, sono poche le persone che fanno da sole la traduzione dal generale allo specifico, come si vende un prodotto assicurativo, no? Il secondo aspetto da curare in questi percorsi formativi è che è rappresentato sempre, da sempre il grande buco nero della formazione aziendale, è lo sviluppo delle competenze, l'allenamento necessario a sviluppare competenze. È impensabile migliorare o giocare a tennis senza fare un allenamento distribuito nel tempo, no? La maggior parte dei percorsi formativi, che siano di aula, che siano di coaching, dicono che lavorano sulle competenze, ma in realtà, se noi andiamo a guardare con la lente, manca quell'allenamento, cioè se la persona non prova quei nuovi comportamenti, difficilmente li metterà in atto quando incontri il cliente, cioè in una situazione in cui c'è una posta in gioco. Io ho bisogno di creare un contesto sicuro in cui quella cosa allenarla e non capirla solo di testa. Aula, coaching sono interventi utilissimi e importantissimi, ma parziali, perché lavorano sull'aspetto cognitivo e non su quello comportamentale. E noi su questo abbiamo sviluppato una metodologia apposta, ma al di là di questo, anche quando si lavora sul cosiddetto training on the job, bisogna veramente capire se quel training on the job è veramente un training oppure se è un on the job e basta, no? Perché, portando avanti l'esempio di prima, il tennista non migliora la propria tecnica facendo le partitelle con gli amici, ma è attraverso un allenamento mirato che il tennista riesce a perfezionare una tecnica. La partitella con gli amici non fa altro che cementificare quello che c'è già adesso, e se è un errore, cementifica l'errore. E non entro più nel dettaglio, ma ho dovuto fare qualche esempio concreto perché altrimenti è difficile capire come mai poi nella pratica facciamo così fatica a portare un cambiamento in certi contesti.